Ciao! In questo video ti mostro i miei top e flop del momento. Io sono Denise! Iscriviti al mio canale e scoprirai tantissimi modi per migliorare il tuo makeup, il tuo hairstyle and outfit! Non perdiamoci troppo in chiacchiere e cominciamo subito dai top! Allora, il primo prodottino che vi mostro è questa base del brand Strivectin ed è un primer specifico per le rughette o per le lineette d'espressione. Questo prodottino l'ho scoperto grazie a Giulia Cova. Io lo utilizzo solamente, e vi dico solamente, per le rughette, non per tutto il viso, e lo vado ad applicare nella fronte perché vedete che ho delle lineette, ma per fortuna grazie a questo prodottino si attenuano veramente tanto e ho notato che grazie a questo primer i fondotinta non vanno a segnare ulteriormente le mie rughette d'espressione. Ovviamente lo consiglio a donne, a chi ha una pelle matura e segnata, e va usato con parsimonia, però ho visto veramente un ottimo risultato e quindi super consigliato. Ed ecco qui invece, raga, il mio nuovo balsamo struccante preferito della Clinique. Anche questo lo sto utilizzando da circa un mesetto e mezzo e devo dire che mi sta piacendo parecchio. L'avevo preso in mini size perché volevo provarlo prima e avevo finito quello mio di Bioficina Toscana, e a differenza questo è in odore, quindi è senza fragranza, toglie qualsiasi traccia di makeup e non lascia alcun residuo di grasso, cioè una volta che l'ho sciacquato con l'acqua non vi lascia la pelle unta, quindi adoro, mi piace anche per quello, e quindi un prodottino che sicuramente quando finirà andrò a prendermi la full size. Ultimo top, poi ho due flop e poi abbiamo finito. Questo giro super veloce questo video. Comunque, fatto sta che, non per importanza, perché raga, cioè io sono contentissima di aver iniziato a usare la coppetta mestruale. Questa qua è della Valigia Rossa, ma ragazze, sapete che cos'è la coppetta mestruale, vero? Comunque ve la mostro, e ovviamente io la igienizzo alla fine di ogni ciclo, e ragazze, io la sto usando da un mese e mezzo, quasi due, sì, sono riuscita a utilizzarla per due cicli, quindi praticamente due mesi, sì, ormai sono due mesi che la sto utilizzando, e ragazze, non so perché non l'ho fatto prima, io non so perché non ho iniziato a utilizzarla prima questa coppetta mestruale, cioè mi ha cambiato completamente il modo di vivere le mestruazioni, ve lo giuro. Penso che vi farò a breve anche un video info come utilizzarla, come è stato il mio primo approccio e quant'altro, perché veramente merita e ve la super consiglio, quindi se siete curiose e volete saperne qualcosina in più magari fatemelo sapere anche nei commenti, ma adoro. Primo flop è questo primer di Milk. Mi spaventavo un po' il fatto che fosse, che ti desse quella sensazione di appiccichio, effettivamente così, però una volta che applicate appunto il makeup non sentite più questa sensazione di appiccichio. Non ho notato differenze particolari da quando ho utilizzato questo primer, e anzi ho notato che mi fa venire fuori i brufoletti, quindi purtroppo per me, per la mia pelle, è bocciato. Ok, questo prodottino, raga, penso di essere l'unica persona a bocciarlo, ma purtroppo a me non è piaciuto. Ho voluto provarlo per un bel po', perché ve ne avevo accennato anche su Instagram che l'avevo preso, ma è passato circa più di un mese e mezzo anche. Comunque, fatto sta, è il olio notte di Sunday Relay. Cosa dire, l'ho provato, a dire la verità, non ho notato niente di nuovo nella mia pelle, e altra cosa che non mi è piaciuto è che è molto unto, cioè è un olio, però
è molto concentrato, molto ricco, ha una profumazione che non è gradevole, non dico che puzza, però insomma ha un odore forte, però non ho visto cambiamenti nella mia pelle e soprattutto, raga, costa un bel po', quindi devo dire che è stato veramente un super super flop. Tra questo e il l'Estée Lauder, il Night Repair, raga, cioè io vi dico andate su quello, purtroppo non ce l'ho perché l'ho finito, però magari vi lascio una foto qui, però cioè quello io sulla mia pelle l'ho notato e in teoria dovrebbero avere le stesse premesse, quindi tra i due io vi dico andate su quello se cercate un prodottino skincare che vi vada a rigenerare la pelle, cioè vi cambia completamente quel prodottino lì rispetto a questo che cioè, a me è stato un super super flop. E quindi raga, questo è quanto, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri top e flop, se avete provato magari uno di questi prodottini, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!